Per quale motivo il valore della tolleranza è così fragile? Perché quello che dovrebbe essere un collante, un cemento potentissimo, d'un tratto si sbriciola e l'intera struttura della società precipita nella violenza? I libri non forniscono risposte, ma al massimo pongono le giuste domande, come ripeto spesso, e di certo ci dicono come stanno le cose. Basta leggerli per capire. Sto infatti leggendo il colossale romanzo di Vassili Grossman, Vita e Destino, in edizione digitale. Dentro c'è davvero di tutto, un'infinità di personaggi, alcuni esistiti realmente come Stalin o Hitler, ma forse ne parlerò in dettaglio quando lo avrò terminato. A un certo punto nel romanzo c'è una madre che scrive la sua ultima lettera al figlio e lo fa dal ghetto dove i nazisti hanno rinchiuso lei e gli ebrei della cittadina in attesa della soluzione finale. Lei per tutta la vita non ha badato al fatto di essere ebrea, lei era russa, ma ad un tratto brutalmente lei torna a essere ebrea e succede quando nella cittadina arrivano le truppe naziste. Quasi all'istante la moglie del portinaio dice: "Grazie a Dio è la fine per i giudei", e non si ricorda che suo figlio ha sposato proprio un'ebrea. Nemmeno la vicina di casa perde tempo, le comunica che in serata ha intenzione di trasferirsi in casa sua e lei deve quindi raccogliere le sue cose e spostarsi nello stanzino. Quando poi rientrerà dal lavoro, la sera, troverà tutte le sue cose buttate nello stanzino e la vicina installata in casa sua. Eppure si tratta della medesima donna la cui figlia, quando era piccola, frequentava casa sua e lei le raccontava le favole. Poi i tedeschi raduneranno tutti gli ebrei per rinchiuderli nel ghetto, mentre alla periferia della città si scavano le fosse comuni che accoglieranno i cadaveri degli ebrei. La lettera si conclude con le parole di questa madre che al figlio che combatte al fronte dice: "Vivi, vivi, vivi per sempre". Il punto è che la tolleranza esiste finché c'è un forte potere centrale che non garantisce l'impunità. Se il potere, per una ragione qualsiasi, viene meno, inizia la caccia alla minoranza. Un po' come quello che è successo in Iraq, dove il governo di Baghdad ha perso forza, a esso si è sostituito un altro potere. Ed è iniziata la caccia ai turcmeni, agli yazidi e ai cristiani. Oppure va al potere una forza che garantisce l'impunità, come nella Germania nazista, dove chi rubava a un tedesco era punito, ma chi rubava a un ebreo era premiato. Naturalmente non sono qui per spiegare come uscirne, oppure per indicare una soluzione. Ehi, sono solo uno che legge. Probabilmente il valore della tolleranza non è affatto un valore, ma solo un abito che si indossa perché al momento è di moda. Se la moda passa, se per esempio il potere cambia violentemente oppure crolla, all'istante un sacco di persone, conoscenti, amici, vicini di casa o colleghi di lavoro, se ne liberano e agiscono secondo le loro autentiche idee. Il che è parecchio preoccupante, questo mi fa venire in mente un'altra veloce riflessione, vale a dire che davvero l'essere umano è un abisso e quello che noi crediamo di conoscere in realtà è solo apparenza, superficie. Il resto rimane nascosto ai nostri occhi, alla nostra comprensione ed emerge solo in determinate circostanze. Eppure questo è preoccupante. Ma è sempre bene tenere a mente questa complessità proprio per evitare di cadere nelle soluzioni facili, nelle semplificazioni. In fondo, la letteratura non dovrebbe ricordarci che l'essere umano è un animale complicatissimo? Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.